Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontobel.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, consultare il sito certificati.fontobel.com. Non so minimamente su cosa vai, se vai long, short, costante, livelli, so niente. Vado su uno dei titoli più forti presenti a Piazza Affari, veramente una forza incredibile, Unicredit. Vado su Unicredit, l'abbiamo detto in questi giorni, a sorpresa, nuovo buyback che parte anticipatamente, quindi nuovo mood positivo, possiamo dire, sul titolo, che continua ad avere una appeal interessante da parte del mercato. Oggi una normale fase correttiva, ricordiamoci che anche ieri, con mercati decisamente negativi, il titolo, come del resto il settore bancario, e questa storia qui inizia a far pensare che forse qualcosa di importante potrebbe arrivare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché gli acquisti sono veramente importanti. Quindi oggi, per andare nello specifico, Unicredit, quindi uno dei titoli più forti, spero, mi auguro che possa ancora correggere durante la giornata per poter andare verso area 23,12. Perché 23,12? Perché sono gli ex massimi che abbiamo toccato il primo di agosto, quindi 31 di luglio e primo d'agosto, quindi ex massimi, ora supporti, quindi eventuali ritorni verso quei livelli li prenderei e lì entrerei quindi in acquisto. 23,12, stop 22,68, gli ex massimi che poi abbiamo registrato, più bassi di quelli del primo agosto che abbiamo registrato, invece in questo caso il 29-31 d'agosto come livello supportivo, target il ritorno sui massimi 23,75. La paura qual è? Che non vada a 23,12, questa è la paura, perché siamo a 23,35, quindi vuol dire andare a perdere ancora l'1%, ora perdiamo l'1,31, quindi vuol dire il titolo debba perdere ancora l'1% rispetto ai valori attuali, però quella è l'area, è studiata e c'è poco da fare.